Ale. Spazio eventi on air. E rientriamo sempre qui allo studio 1 di noiradaradio.it, a terza pagina, 19.03 23 secondi. Bene Nicolò, là, saluti ancora qui, sì, ci commentano. Tra l'altro volevo dirti una cosa interessante, che tutto ciò che noi promuoviamo da una parte va bene, perché tu pensa che il libro di Paolo Zagari, che abbiamo presentato Paolo, qui in anteprima, salutiamo è tra coloro che sono stati resi idonei per partecipare al premio Campiello, quindi incrociamo le dita, perché già questo è un ottimo inizio. Bene, noi diamo il benvenuto qui con una portante di terza pagina e non solo alla responsabile caporedattrice di Roma Capitale Magazine, Manuela Arella. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eccoci ciao. Qua pronti sul ciao, pezzo. Buonasera. Allora Manu, oggi ci sono queste voci che girano anche da una preconferenza della Raggi che ci annuncia questi volontari, che poi vabbè non solo. Tu cosa ne pensi, sì, e come stai sul pezzo? Ma come sempre purtroppo ormai chi ci governa ci ha abituato alla confusione più totale, insomma, quindi prima si parlava di volontari che avrebbero dovuto occuparsi di alcune cose, adesso si sta cambiando tutto di nuovo in corsa. Diciamo l'approssimazione è la protagonista, come lo è stato della fase 1, anche di questa fase 2, insomma, no? Perché di chiaro non c'è nulla, si lanciano delle iniziative anche a volte molto forti, poi si torna sui propri passi, poi si cambia idea nuovamente e devo dire, ecco, come ho detto poco fa, insomma, la confusione è la padrona di tutte le fasi di questo Covid, continuiamo a stare così un po' allo sbaraglio. Quindi credo che questo sia l'aspetto più serio e più triste, tra virgolette, di tutta questa situazione che ha travolto il nostro paese e non solo, ovviamente. E continuiamo comunque a non uscire fuori da certe situazioni, da certi impasse, anche se poi devo dire che girando un po' mi sembra che la città abbia ripreso a pieno regime, c'è traffico, c'è qualsiasi cosa, insomma, sembra di essere ritornati veramente alla fase pre-Covid. Vedo persone senza mascherine, vedo... Ah sì, oggi ho visto delle scene, stavo aspettando il grande Nicolò e ho visto che tardava proprio una folla estrema prendere l'autobus e sì, poi è partito senza fare nulla, cioè cosa assurda, perché veramente era stracolmo. Non capisco perché non si è fermato, non è sceso, non lo so, però ecco questa situazione non lo so. L'idea di eventuali controllori, ammesso e concesso insomma che sia accettabile fare una cosa del genere, doveva essere comunque una cosa organizzata prima ancora che partisse la fase 2, non quando siamo ormai a... Ripeto, per me questa non è più neanche una fase, qui ormai è la normalità, perché è ovunque... Sì. Abbiamo perso probabilmente il collegamento. Manuela, ma adesso Manuela, lo riprendiamo. Adesso comunque lo riprendiamo. Sì, questo è un po' il nucleo delle nostre difficoltà. Abbiamo da una parte il piacere di tornare alla normalità. A volte manca in alcuni cittadini il buon senso e quindi si passa da un eccesso all'altro, no? Quindi anche la fase un po' così psicogena viene sopperita da questa enfasi verso la possibilità di riprendere possesso pieno delle proprie attività e sì, dei propri luoghi. Abbiamo il collegamento con Manuela. Manuela, ci sei? Sì, eccoci qua, sono pronti. Sono. E comunque, sì, ecco, dicevamo qui in studio proprio di questa mancanza proprio di un punto di vista organizzativo. Di pianificazione, sì, di qualsiasi iniziativa, no? Perché comunque, ripeto, decidere ora di parlare ora di eventuali volontari quando ormai, ripeto, si è aperto tutto, cioè anche nelle palestre, noi abbiamo informazioni che nelle palestre pure hanno ripreso pieno regime, qualsiasi tipo di attività, non ci si prenota le lezioni, si usano gli spogliatoi, l'unica cosa si entra con le mascherine e si toglie durante le lezioni, ma questo è uno dei tanti esempi, proprio per dire che ormai si è tornata alla normalità in tutto, alcune azioni sono anche comprensibili, perché comunque non essendo arrivati gli aiuti economici a tantissime aziende, a tantissime attività, l'unico modo per sopravvivere comunque è rimboccarsi le maniche e lavorare, è quello che stanno facendo tantissime persone, e lo stesso vale per quanto riguarda i bar, che a un certo punto hanno un po' mollato,
nel fare controllori, perché hanno bisogno comunque di lavorare, hanno bisogno di incassare, parliamoci chiaramente, insomma, cioè, a monte c'è questo problema enorme che continua a non arrivare le casse integrazioni, continuano a non arrivare i bonus di 600 euro a tantissime persone, certo, malgrado abbiano... Manuela, in questo senso ti rendi conto anche tu, ecco, da attenta osservatrice quale sei, del fatto che comunque Roma vive due realtà quasi bipolari? Da una parte ci sono degli onesti imprenditori che provano a riaprire con tutte le difficoltà del caso, e dall'altra parte ci sono quelli più grandi, senza fare nomi e cognomi, che invece rimangono chiusi, quindi non offrono più un servizio, godendo di tutte quelle diciamo protezioni che lo Stato e la Regione mettono a disposizione. Ma ovviamente non garantendo quindi servizio nei confronti ovviamente dei cittadini che aspettano la loro riapertura, nello stesso tempo mettendo in grandi difficoltà quelli che sono in cassa integrazione, che sulla carta è vero che devono ricevere i soldi, ma poi a conti pratici non è così. Sì, anche perché comunque siamo ormai quasi a fine maggio, insomma, cioè se ci pensiamo dal 10 di marzo che c'è stata la chiusura totale, insomma siamo veramente ormai agli ultimi giorni di maggio, e ci sono tantissime persone che non hanno visto veramente un centesimo, un euro, nulla, e questa cosa che hai detto tu è verissima, tant'è vero che se si va in centro si nota benissimo la differenza rispetto alla periferia, tra l'altro una percentuale di aperture sì, non indifferente, tra l'altro in questo caso ci sono molte aziende che stanno facendo i lavori di strutturazione dentro i locali, quindi sì, approfitto di questo momento, non che ci sia niente di male, ma è in conferma di tutto. E c'è un commento, che sempre Paolo Cipolla, che dice: c'è in giro un gran bisogno di trasgressione, come se la chiusura precedente abbia attivato un bisogno incontrollabile di libertà. Ma guarda, questa cosa, anche questa continua, questa ossessione dello spritz, non si fa altro che parlare di questo controllo degli spritz, cioè sicuramente sì, lo scorso fine settimana c'è stato insomma un bel movimento di persone, ma in tutte le città, questo insomma, in centro a Roma la sera, diciamo più che centro, le zone dove si riuniscono i giovani, Trastevere eccetera, erano particolarmente affollate, quindi nel primo fine settimana c'è stata sicuramente questa cosa. Dall'altra, ripeto, ci sono tutta una serie di criticità ancora importanti, ancora significative, proprio perché non ci sono stati aiuti, e questo insomma porta le persone, soprattutto chi ha piccole attività, comunque a rimboccarsi le maniche e a lavorare. Ripeto, noi abbiamo fatto questo confronto tra le attività del centro e le attività in periferia, ad esempio a Cinecittà il 90% delle attività sono tutte riaperte, perché ovviamente sono piccoli negozi, gestioni, molte gestioni a livello familiare, che gli rimane soltanto per rimboccarsi le maniche, alzare la serranda e lavorare, appunto, non ci sono altri tipi di possibilità, insomma, per arrivare a fine mese. E poi un'altra cosa, secondo me, veramente drammatica, che noi oggi insomma ne abbiamo parlato, sono un po' di giorni che stiamo seguendo, abbiamo sentito studenti eccetera, il fatto della scuola. Questo veramente rimarrà il più grande scandalo di questa pandemia, insomma non sono stati capaci di gestire l'aspetto della scuola, della formazione, che veramente dovrebbe essere il motore di un paese civile, no? Ma poi più che altro essere vicini a quella fascia d'età, ai ragazzi che comunque vanno a scuola, io penso ai maturandi, e gli hanno rubato veramente un pezzo importante della vita di ciascuno di noi, che l'abbiamo vissuta, perché comunque l'emozione della maturità, il condividerlo con la classe, gli ultimi giorni di scuola, gli aspetti sociali, cioè, oltre a quelli istituzionali legati all'istruzione, certo, gli aspetti, certo, sociali mancano completamente, assolutamente, tutti e due, capito? Quindi, e non c'è stata proprio la volontà, e nessuno si è preso la responsabilità di dire: va bene, mettiamoci seriamente intorno ad un tavolo, magari pensiamo che tutti i quinti possano rientrare a scuola, vengono divisi tra palestre, gli spazi all'aperto che ci sono nelle scuole, fare meno ore, però ridargli comunque quell'idea di scuola, perché comunque così, parliamoci chiaramente, insomma, cioè le lezioni online sì, le stanno facendo, ma lasciano il tempo che trovano ancora, non è che stata proprio quella preparazione, quella formazione per
fare veramente lezioni online. Non c'è stata, ragazzi, non c'è stata, questo parliamo poi del centro nord, perché se ci spostiamo al sud ci sono problemi proprio di connessione, di device che non ci sono all'interno delle famiglie. Poi non è detto che in tutte le famiglie ci sono tre figli e hanno la possibilità di collegarsi con tre computer diversi, cioè ci sono tante realtà comunque che si sono trovate all'improvviso, per carità, nell'emergenza a doverlo gestire, va bene, però quando parliamo ormai di tre mesi bisognava essere in grado comunque anche di dare un'alternativa, ripeto, soprattutto poi alle classi, quelle che, per le quali come l'anno della maturità che non tornerà mai più. Manuela, abbiamo toccato veramente tanti punti dolenti e anche da approfondire, lo faremo sicuramente con te e con Roma Capitale Magazine prossimamente. Perché questo discorso è importante, gli studenti e anche tutti quei bambini piccolissimi che non vivono più, non godono più della socialità e che e quindi avranno difficoltà a un inserimento nuovamente all'interno del tessuto sociale. Grazie come sempre per la tua puntualità. Grazie a Manuela Lella di essere stata qui con noi alla terza pagina, responsabile direttrice di Roma Capitale Magazine. Grazie Manuela, grazie, a presto.